sottoterra un tesoro si nasconde. Fango caldo che cura, acqua che scorre, che guarisce. E una nuova città sta sorgendo. È un testo che è pericoloso perché è cattivo. Ed è cattivo perché è comico. Le terme diventeranno la risorsa principale della nostra piccola città. Un piccolo paesino che può essere del Kentucky, del Tennessee, del Nord Europa, chi lo sa. E questo inquinamento delle terme, che è il posto che assicurerebbe il futuro e il benessere di tutta la comunità, e viene messo a rischio. Lo stabilimento termale è stato chiamato la grande arteria, il ganglio vitale della città. Sapete cos'è in realtà? Questo splendido stabilimento che è costato così tanto denaro. Lo stabilimento non è altro che un focolaio di infezioni. Questa sì che è una notizia! Ma niente di questo increscioso affare, non una sola parola deve trapelare. Peter è investito di questo ruolo di sindaco ed è l'incarnazione del potere. Ma non riesce a capire che bisogna stare al proprio posto! Il problema è lavorare ma morire poi di cancro o viceversa. Ma chi credi che verrà qui per la cura se si sparge la voce che l'acqua sarebbe malsana? Cerco di abitare i panni di un uomo senza scimmiottare, senza strafare. Perché ho dietro di me la maggioranza compatta. Ma è questo il tuo guaio, avere dietro di te tutta quella robaccia? Ma come puoi avere paura, Katrin, mentre io sono così fiducioso, mentre ho davanti a me questi uomini straordinari? Cos'è questo? Un cappello. In questo paradosso che è questo testo, il personaggio dottor Stockman, uomo di scienze che è quello che ha scoperto l'inquinamento, non essendo un politico, non sapendo parlare di politica, se la prende con la maggioranza. Siete voi che avvelenate questo paese, e se non sarà più possibile guarirlo, allora vada pure in rovina e il suo popolo perduto per sempre.